di non votare o decidono di votare forze tra virgolette considerate antisistema. Questo mi pare. Per cui sicuramente c'è un bisogno, e così come c'è un bisogno c'è anche un deficit di rappresentanza, soprattutto in quel campo che noi invece ci candidiamo a voler rappresentare insieme ad altri, che è quello, come si diceva, del mondo del lavoro. Quindi quel mondo del lavoro che è stato più esposto ai temi della crisi e che molto probabilmente oggi ha più bisogno di pone una domanda di protezione, che noi dobbiamo avere l'intelligenza di indirizzarla rispetto a delle politiche che siano politiche adeguate ed efficaci. Quindi per quanto ci riguarda sicuramente c'è questo bisogno, e ci sono dei segnali, nel senso che io posso parlare per il Partito Democratico, questo spostamento, questo cambiamento che è avvenuto in questi anni nel Partito Democratico ha indubbiamente creato i presupposti perché molte persone che militavano all'interno di quel partito decidessero di rinnovare la tessera, decidessero di uscire da quel partito, decidessero anche di rimanere in ascolto, in attesa che ci fosse un'offerta politica diversa, più confacente anche, diciamo così, ai loro, alle loro sensibilità. E quindi c'è sicuramente, anche in ragione di uno spostamento del Partito Democratico verso il centro, una, come dire, una parte di elettorato che votava prima il Partito Democratico che invece si è rimesso in movimento. Poi c'è tutto quel mondo esterno al PD, che è stato anche esterno prima al partito, anche al Partito Democratico non a guida, diciamo così, renziana, che in alcuni casi si è organizzato in forze politiche tipo SEL, adesso un pezzo di Sinistra Italiana, ma c'è anche una parte che non ha trovato, diciamo, un contenitore politico al quale rapportarsi. Quindi da una parte sicuramente dare una casa a chi sta uscendo dal PD, dall'altra parte dare una casa, federare quelle forze politiche di sinistra che c'erano prima, naturalmente, che il Partito Democratico avvenisse questo fenomeno di uscita, ma che non hanno trovato, diciamo così, un punto di sintesi, e dall'altra parte dare una risposta anche a un dato che qualcuno tende a sottovalutare, ma che per noi, per la qualità della democrazia, è fondamentale, di avere una progressiva crescita di persone che non votano più, cioè riuscire a intercettare anche un pezzo dell'astensione, cioè rimotivare i cittadini che stanno negli ultimi anni decidendo di non partecipare più alla competizione elettorale attraverso il proprio voto, di trovare le ragioni di identificarsi anche attraverso un processo partecipativo. Ad esempio, noi come articolo 1 stiamo raccogliendo le firme contro la legge elettorale che prevede le liste bloccate, restituendo ai cittadini il diritto, dovere di poter esprimere non solo una un voto a una lista, ma anche dei voti a delle preferenze, per poter anche selezionare diversamente, democraticamente, in modo partecipato, quello che è la classe dirigente, quello che sono le persone che poi rappresenteranno i cittadini all'interno delle istituzioni. Noi pensiamo che ci siano i presupposti, poi che nella storia, laddove ci sono i presupposti, laddove c'è uno spazio politico, si sia in grado o meno di occuparlo, come occuparlo, questo fa parte della sfida della politica e fa parte anche della bellezza del nostro progetto. Insomma, partiamo senza reti e partiamo, diciamo, con la speranza di riuscire a fare qualcosa di buono per tutto il paese. Intanto,